Ci si possono fare i vestiti, i cosmetici, la carta, alcuni materiali per la bioedilizia, alcuni prodotti alimentari, i farmaci. Ci hanno addirittura fatto le vele dell'Amerigo Vespucci. Parliamo della canapa, quella italiana. Negli anni 50 è stata vietata la coltivazione. Dopo decenni di ottuso oscurantismo, da qualche anno si può nuovamente coltivare. E i prodotti di canapa sono ritornati sugli scaffali, stanno tornando sugli scaffali di qualche negozio. Parliamo della materia prima più versatile e con minor impatto ambientale. Giulianino Marrucci. C'era una volta la canapa. Ecco, questo qua, la canapa si seminava, diciamo, in marzo. Verso giugno la pianta cresceva alta e fioriva. Ed era tanta, tantissima. Fino alla metà degli anni 50 era la coltivazione più diffusa in tutto il mondo. In Italia c'erano 100.000 ettari seminati a canapa. Una volta raccolta e tagliata, si mettevano in fasci e si mettevano dentro il macero. Stavamo nell'acqua anche 2-3 ore, secondo. Quindi ci avrà i reumatismi lei? Io ci andavo, poi i reumatismi di occhi io ce li ho. Con tutti la fatica e non si prendeva niente. Tutta questa fatica però era giustificata dal fatto che poi con la canapa ci si faceva di tutto. Quando si dice la canapa è come il maiale, non si butta via niente, è questo il senso. La parte più nobile diventava prima filo e poi tessuto. Ecco, questo è il telaio, con la tela già fatta in parte. In tutte le case c'era e soprattutto funzionava tutto il giorno, perché c'era lo sdoro, le altre donne che lo facevano funzionare, non era mai fermo. Questo era un abito da contadino. Questo è un primo Novecento. Questo è un coprimaterasso, diciamo. Qui siamo alla fine del Settecento, sì. Sicuramente. Ecco, queste calze erano da farci il peeling nei piedi, la crema. Sono zoccoli da lavoro. Qui vedi il tessuto industriale, una cintura di canapa ricamata in seta. Questo è una bellissima, è un bellissimo tessuto di canapa, con questa riga che sembra quasi un ricamo. Anche le lenzuola? E gli asciugamani? Come erano ste lenzuola di canapa? Ai, grattava. E poi c'erano tutti i prodotti degli scarti. Qui vedi dei prototipi, ad esempio, di cartoline, dei bottoni in canapa, il fiammifero. Questi servono a qualcosa? Da accendere il fuoco, mettere il camino. Gli scarti era la legna di un tempo, era la nostra legna di un tempo. Dopo si bagnavano, quando andavi a accendere il fuoco, non toccava, faceva un fumo. Proprio basandosi sulla lavorazione della canapa, un gerarca fascista arrivò addirittura a fondare praticamente dal niente una cittadina, Tresigallo, vicino Ferrara. Negli anni 30. Tresigallo non era un paese, era un gruppo di abitazioni. È una città nata intorno alla filiera della canapa. Assolutamente, è nata intorno alla filiera della canapa, siamo qua. E questa praticamente doveva diventare la cartiera. Era la cartiera. Era la cartiera che poi dopo è stata dismessa. Erano gli anni 50 e volgeva al termine l'età d'oro della canapa. Da questo momento in poi sarà il declino fino alla dismissione delle coltivazioni e al divieto della coltivazione. Al di là della legge antidroga e della sua somiglianza con la canapa da droga, il vero limite è stata la difficoltà effettiva di trasportare la lavorazione della canapa da una dimensione agricola familiare ad una dimensione industriale. E così per decenni la canapa è stata relegata negli angoli dei musei, fino a quando nel 90 hanno cominciato, mettendo insieme aziende di diversi settori merceologici, a ragionare cosa si poteva fare per la reintroduzione della lavorazione della canapa anche in Italia. E dopo 10 anni di duro lavoro, finalmente Marilena è riuscita a rimettere insieme una nuova collezione di oggetti per la casa interamente in canapa. Questa è una federa piuttosto che una tovaglietta da mettere sulla tavola, l'accappatoio in nido d'ape, un asciugamano che ancora ha lavorato con il saccard che ricorda i tempi passati.
Qui invece siamo a Rubiera, Reggio Emilia, e tutto quello che ci circonda è fatto di canapa. Prevalentemente prodotti in cartotecnica. Questa è una borsina di carta, guarda. Questo è un tavolino, guarda, un tavolino per bambini, due sedie. Questi sono tutti cartellini per la moda, ad esempio. Questo è un porta-CD completamente in carta di canapa. Agende ne produciamo tantissime. Ci siamo anche creati un progetto sui prodotti proprio di tessuto, le maglie completamente in canapa. Ad esempio questo è un camice da medico completamente in canapa. Di gadget in gadget, grazie alla canapa, Arturo dà lavoro a 25 persone, più l'indotto. Noi abbiamo un sacco di artigiani che lavorano per noi. Artigiani e piccoli imprenditori come Enrico Bernini, a Carpi. Sono 5 anni che lavoro la carta canapa per loro, perché mi hanno scelto come primo fornitore, farò 3-4 commesse alla settimana. Questo è un menù, è fatto in carta canapa, queste sono le ecocartoline. Cartoncino riciclato e carta di canapa. All'interno c'è una pastiglia di terra liofilizzata con il seme. Basta bagnare la pastiglia prende volume e nasce una piantina. In questo caso un girasole. E poi ci sono gli altri pezzi della filiera, come questo stabilimento a Fossalta di Porto Gruaro, provincia di Venezia, dove si produce il filato di canapa. Rappresentiamo l'anello di congiunzione tra l'agricoltura e il mondo della moda. Questa è l'unica azienda di filatura della canapa in Europa. In Europa allargata. Una bella fetta della materia prima arriva da questo stabilimento di Comacchio, inaugurato meno di 5 anni fa, che poi è lo stesso che fornisce anche il semilavorato per fare la cellulosa e altro ancora. Cos'è tutta questa roba? Questo è qua? Il canapolo, è la parte legnosa, la parte esterna, la corteccia. La utilizziamo principalmente quale ottimo prodotto per lettiere di cavalli. Un ciclo completo quindi, anche se ancora pieno di buche, a partire dalla produzione agricola, così scarsa che queste sono le uniche piante che siamo riusciti a toccare con mano. D'altronde recuperare 50 anni di abbandono totale non è una passeggiata. Non sono più stati destinati investimenti alla canapa affinché potesse passare dal lavoro manuale al lavoro industriale. Reintrodurla oggi ha voluto dire, vuole ancora dire, fare grossi investimenti. Sicuramente però vale la pena di insistere. La canapa è amica dell'ambiente perché cresce molto bene senza bisogno di concimazione azotata in eccesso e senza bisogno neanche di un apporto idrico eccessivo, tranne che nei primi 40-45 giorni dalla semina. Resiste molto bene all'attacco dei patogeni, per cui non c'è bisogno di utilizzare pesticidi e fitofarmaci. Ed è una pianta anche che non ha bisogno di diserbo, perché avendo uno sviluppo molto rapido nelle prime proprio fasi di accrescimento, va velocemente a copertura del suolo, quindi evita lo sviluppo delle infestanti, e non essendo sviluppate le infestanti non vanno a seme, e anche l'anno successivo non c'è bisogno di fare diserbo. È stato constatato che dopo 9 mesi da quando era fiorito la canapa nascero dei bambini, perché il fiore della canapa era afrodisiaco. Infatti lei se l'è sempre osservata un po' lì. Sì, la tengo sempre. Quindi insomma avrebbe anche un ruolo contro il declino demografico italiano. Sì, un po' di piantagioni di canapa. Sì. Però, comunque, tanto per chiarire che non stiamo parlando di briciole, già oggi la Cina sta incrementando la produzione di canapa e intende in tempi brevi arrivare a produrre grosse quantità di tessuti in canapa. La necessità di adottare materiali sempre più ecologici potrebbe farci ripensare ciò che aveva fatto Henry Ford negli anni 30, quando cominciò addirittura a costruire un prototipo di automobile fatto con la canapa e alimentato con la canapa. Sui titoli di coda l'argomento.